Ciao carissimi lettori, il mio nome è Anelli e quella che vado a raccontarvi è la mia strabiliante avventura. In fondo al molo c'era il rudere di una barca così vecchia e piena di buchi da sembrare un monte di assi rotte galleggianti. Dall'altra parte c'ero io, Nelly, e accanto a me Colombo, la mia tartaruga, che come al solito schiacciava un pisolino al sole. La barca si chiamava come me, Nelly, spiccicata, identica, e apparteneva al capitano Rocky la Barbaro, partito per un viaggio tanti anni prima. Capitano la Barbaro è appunto mio padre. Un giorno decisi di saltare alla sua ricerca. Feci delle belle vele a maglia, riempii la stiva di provviste e dopo 8 giorni di lavoro partii. Tolsi l'ancora in primavera e durante il viaggio mi piaceva nuotare. Poi di notte sognavo le cose che avevo visto. Pesci angelo, polpi e granchi che splendevano come stelle nelle profondità del mare. Balene! Scrissi nel mio diario. Si erano avvicinate così tanto nell'acqua che ero quasi riuscita a toccarle. Un'altra sera sentii dei colpi contro lo scafo e vidi degli enormi tentacoli che uscivano dall'acqua. Così scrissi nel mio diario. Piovra gigante! Poi, un giorno, all'orizzonte apparve qualcosa che assomigliava ad una goccia di sangue che galleggiava sul mare. Colombo, svegliati! Pirati! Cani! Si pentiranno di avermi incontrata! Quando io e il capitano della nave pirata ci ritrovammo faccia a faccia, pronti a sfidarci, improvvisamente esclamai: ma tu sei il nostro postino! Ora dovrei dirmi dove si trova mio padre! Se proprio vuoi sapere, la direzione giusta è in capo al mondo, solo un poco a destra. Navigai verso il polo nord, finché toccai la terraferma. Giunsi ai piedi di un monte, che aveva tutta l'aria di essere un enorme vulcano. Cominciai a salire e in quel momento mi accorsi che la borsa nella quale avevo messo Colombo era sparita. Arrivata in cima, vidi che all'interno delle enormi cratere del vulcano c'erano milioni di alberi verdi. Mi camminai nel folto della foresta, quando, lungo il sentiero, vidi venirmi incontro un comune gatto domestico, che si voltò a guardarmi con i suoi occhi dorati. Lo seguì nel fitto del bosco, mentre l'aria si faceva sempre più soffocante. Farfalle di mille colori si muovevano intorno a me, finché giunsi alla fine del sentiero e, al centro di una radura, vidi di nuovo mio padre, proprio nel momento in cui dietro di lui spuntò il sole. Papà, quindi sei sempre stato qui? Ti prego di perdonarmi, ma una tempesta mi ha fatto naufragare vicino a questo vulcano. Un vulcano al polo nord, incredibile, vero? Però vedo che ha avuto il mio uovo di tartaruga. Abbassai lo sguardo, vidi Colombo e scoprì che la mia sognatrice e sonnolenta tartaruga era stato un regalo di mio padre. Sì, e visto che oggi è il mio compleanno, ti chiedo di ritornare a casa con me, papà. Ma certo, dammi solo un po' di tempo per fare i bagagli. Quando tutto era pronto per la partenza, vedevo spuntare all'orizzonte la nave che conoscevo bene e sentivo la voce dire: sono in ritardo! La canaglia! Sussurrò mio padre e si lanciò contro il nemico che era giunto a sfidarlo. La battaglia tra i due durò a lungo, quando vidi divampare l'incendio. La polvere da sparo, attenti! Boom, boom! Sentii esplodermi nelle orecchie un gigantesco boato. La nave del pirata Pastino e di mio padre erano saltate in aria.
Cominciai a cercare intorno, finché vidi spuntare dalla nebbia le due sagome che si avvicinavano discutendo come se niente fosse accaduto. Ciao Nelly, credo che dovremmo rimandare la partenza. Io potrò tornare a casa solo quando la mia nave sarà di nuovo in grado di prendere il mare. Arrivederci papà, io invece devo partire. Ho promesso alla mamma che sarei ritornato dopo un anno e le promesse vanno mantenute. Me ne andai lasciando a mio padre un bacio come segno d'affetto e portando con me una lettera per la mamma insieme ad una bellissima rosa polare e un vasetto di vetro con dentro una bellissima farfalla che aveva il mio nome. La liga era Nellia. Navigai attraverso il ghiaccio dell'Artico. Superai l'equatore, poi sfinita mi addormentai. Quando mi svegliai, scoprii di essere tornata a casa. Ero sul molo e la Nelly era spiaggiata in fondo al molo, tornata ad essere lo stesso rudere di sempre. Colombo, dove sei? Trovai la mia sonnolente sognatrice tartaruga e sentii che tutto era tornato come era tornato al proprio posto. Riposati, Colombo. Papà tornerà presto, me lo ha promesso. E le promesse, come tutti certamente sapete, vanno mantenute.